Teo, vieni qua con il Cusino Giallo, dai. Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi siamo qua sul campo di tiro di Valeggio con Matteo della Underdog. Ciao e siamo qua per definire come fare una serie di esercizi per la preparazione tecnica, fisica e mentale con questi cusini qua. Allora ragazzi, facciamo un attimo una piccola premessa. Da un po' di tempo conosco Matteo. Teo, eccolo qua, dell'Underdog, che è quello che crea questi dispositivi. Questo qua è... com'è che si chiama questo qua, Ante? Nero? Eh? Questo qua è la linea ProLine, che è la linea dedicata al settore professionale, tattico, non so come volete chiamarlo. Ci siamo sentiti un po' di volte, ci siamo visti per cercare di capire se il mondo professionale e quello sportivo avessero un punto di incontro che potesse far bene, insomma, le due parti, e anche in questo caso abbiamo trovato conferma. Quindi abbiamo identificato dei punti sui quali andare a lavorare, che sono i punti che ci servono a noi, che ci interessa maggiormente a noi, e da lì è nata questa versione, la Quantum. La Quantum è una versione, diciamo, che nasce appunto dalla ProLine con degli aggiornamenti software che oggi dovremo provare per capire se gli esercizi sono fattibili. I punti sui quali ci siamo concentrati sostanzialmente sono due, con tutte le varie variazioni, ovvero la gestione dello stress durante l'esercizio, che è una cosa che difficilmente viene gestita, ma che poi è proprio quella che ci serve in gara, no? Quando siamo dentro uno stage e succedono diverse cose imprevedibili o comunque abbiamo l'adrenalina alta, dobbiamo cercare di mantenere la lucidità, quello che dicevo prima, insomma. E la seconda è quella di generare anche una fatica fisica. Anche questo è quello che si crea durante lo stage, e anche questa cosa qua è una difficoltà in più che ci permette di prepararci ad un livello diverso per poi gestire tutto in maniera più confortevole. Inoltre, io devo entrare nella divisione nazionale, quindi devo per forza darmi da fare. Dato che di andare a correre, di andare in palestra non ci penso neanche, anche se col mio fisico da spartano nessuno lo penserebbe, voglio cercare di abbinare queste cosine, quindi l'allenamento fisico e quello tecnico con tanto stress, in un allenamento dedicato. E questo è quello che dobbiamo cercare di fare adesso. Quindi un po' di tempo fa ho chiamato Matteo e gli ho detto: dai, troviamoci, che dobbiamo trovare una soluzione per poter rendere facile questa cosa qua. E adesso proviamo a metterla a punto. Allora, andiamo a controllare le fault line se vanno bene così. Io non so se il posizionamento... per via di inclinazione, dici? Sì. Sì, dai. Non è il mio pane questo. No, così c'è un po' da, okay, da cercare anche la posizione sulla ripartenza. Questa è abbastanza tosta, ma va bene, dai. Ok. Sì, sì, ok, ottimo. Quindi come funziona? Allora, l'esercizio è abbastanza semplice, sulla falsa riga di quelli che avevamo già provato in privata sede. E allora, si parte dal blu, che è il punto neutro. Okay. Io qua ti do uno stimolo colorato, adesso okay, lo comando col telecomando solo per farti vedere come... Quindi la lettera non c'entra niente? Sì, sì, la lettera ti determina che bersaglio attingere per primo. Ah, ok. Ok. Quindi in questo caso abbiamo bravo rosso, quindi io da blu inizierò a correre verso l'angolo rosso. Sì. E esci dall'angolo rosso, ingaggi per prima B. Quindi... B, C, A come l'altra volta? Sì, facciamo, cioè... la sequenza è sempre A, B, C. Ok, quindi B, quindi C, B, A. C, A. In questo caso sono giuste. Esatto. Se esce la C devo fare C, A, B. Esattamente. Se esce la A, A, B, C. Ok. Esatto, quindi mettiamo un pelo di lavoro cognitivo. Ok. E soprattutto così lavoriamo tanto di cardio, perché dovrai fare avanti e indietro. Ok. E facciamo tutto con un core solo. Quindi, allora, ricapitolando, B rosso, vado sul rosso, B, C, A, torno qua. Esatto, poi io qua leggo il core, ti darò un altro stimolo, in questo caso Charlie giallo, quindi correrai da Charlie. Charlie è la posizione quella senza barricata, senza niente, quindi scoperta. Solito gioco. C, A, B. Questo qua adesso lo stimolo me lo dai tu, ma normalmente vai... No, dopo lo facciamo andare in okay, standalone, modalità standalone, quindi andrà da solo. Ok, vabbè, dai, proviamo. Vabbè. Tengo accendo anche qua. Quindi qua il discorso cambi, lo gestiamo, vabbè, con i caricatori pieno, tutto pieno. A necessità, vedi tu, tu sei partito in una condizione. Va bene. Ok? Sì. Quando sei pronto. Verde.
giallo. Ti vedo affaticato, il che è molto buono. Eh? Perché ti vedo affaticato, quindi è molto buona la cosa. Cioè, ho sbagliato anche un giro. Beh. Comunque, aspetta che, nonostante la semplicità dell'esercizio, guarda quanti colpi ho messo fuori. Ma sì, qualcuno. E io su queste robe qua in genere non sporco, eh. Perché di sé anche il dispositivo mette tanta fretta, mette lo stress. Ma poi sentivo la scarpa, mi sembrava slacciata. I colpi non sapevo quanti erano. Così. Provavo a fare i conti, ma dovevo pensare già a un'altra roba. Giusto, mi fa vedere. Bello. Vedere che sei in difficoltà vuol dire che funziona. Vado a ricaricare. Ottimo. Minchia, quanti colpi ho sparato qua? 60 colpi. Figa. Buona. Allora ragazzi, adesso mi sono un po' ripreso. Sembra una stupidata questo esercizio qua, ma c'è dentro un po' tutto, perché ci sono tutta la parte delle tecniche fondamentali di movimenti, soprattutto in sicurezza, quindi come gestire l'arma nelle varie posizioni. C'è il fatto delle partenze, degli arrivi, delle ripartenze. Sulle sagome, oltre alla questione, insomma, la componente logica, quindi l'ordine delle sagome, che sembra una stupidata ma vi porta fuori giri di brutto, c'è una continua variazione di quelle che sono le transizioni, oltre all'acquisizione in arrivo. Adesso abbiamo lavorato su delle sagome semplicissime e comincio già a sporcare. Poi ci sono un sacco di variabili, cioè oltre a nominare la sagoma, darle un nome, in questo caso Alfa, Charlie, Bravo, abbiamo la possibilità di andare a ostaggiarla, per esempio, o a discriminarla in diverse maniere, poi Matteo ci aiuterà, cioè con sagome diverse, qualcosa stiamo studiando assieme, qualcosa ha già fatto lui, quindi volendo si può, come si dice, rendere molto più difficile questo esercizio qua. Comunque vi garantisco che già così, dover pensare a tutte queste robe, le mani sudatissime, insomma, sono tutte condizioni che nel contesto sportivo normalmente mancano, e fa tanto bene lavorare così, perché ti rendi conto di un sacco di errori che non penseresti mai. Basta, adesso cambiamo esercizio, andiamo avanti con un altro. Oh, ma sai che questo qua, ti ricordi l'altra volta questo qua che mi avevi fatto vedere? Detta così è un po' brutta, sì. No, non ne abbiamo parlato di niente, cioè non abbiamo detto nome, un cazzo. No. Mi è venuto fuori su Instagram nelle pubblicità da comprare. Come cazzo è possibile? La tutela della privacy del XXI secolo. Quindi. Ma non abbiamo mai parlato, cioè mai detto il nome? Vabbè. Dai, dammi un paio di bersagli che così spiego il discorso. Ecco, provato. Allora. Siamo in campo. Che magari litighi. Stai filmando, Cruci? Allora ragazzi, c'è anche l'aereo. Vabbè, finché passa l'aereo lo attacchiamo, dopo spiega meglio. Allora, dicevamo, prima abbiamo usato i bersagli semplici, che dopo si possono ostaggiare, discriminare, insomma, dandogli un nome, eccetera, eccetera, un ordine. Poi ci sono un'altra serie di bersagli, più o meno complessi, dove ci sono colori, lettere, numeri, simboli. Questa è un'altra copia, addirittura qua si può andare a creare delle variazioni in più, ma diventa super complicato. Adesso usiamo questo sistema qua, quindi abbiamo da abbinare, correggimi se sbaglio, non so ancora quale sarà l'esercizio, ma dobbiamo abbinare il colore e la forma interna, sì, quindi due variabili, più le variabili sullo spostamento. Sì, diciamo che Corci dà un impulso, cioè un simbolo colorato, lo dobbiamo scomporre il simbolo. Il colore, quindi andarlo a cercare sulla carta, quindi andiamo a livello cognitivo già lì un bel casino, in più ovviamente ci mettiamo un bel fattore cardio che mai non fa importante stavolta. Adesso lì 1:09 è perfetto. Altra cosa, adesso questi qua sono bersagli che Matteo usa già nelle altre sue attività eccetera eccetera, però ne stiamo sviluppando uno in collaborazione dedicato alle discipline di tiro sportivo.
solo che non sembra, cioè non si tratta di disegnare due simboletti o due forme su un foglio, bisogna darci una logica e ci stiamo impazzendo da un po'. Dovremmo esserci, comunque vi aggiorno sui vari canali social. Allora, praticamente questo esercizio qua serve per, ok, generare stress, pensare a cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera, nel mentre dobbiamo identificare una porzione del bersaglio da colpire che in quel momento nel quale dobbiamo pensare alla partenza, all'arrivo, all'acquisizione, eccetera, eccetera, diventa una complicazione in più e serve a simulare, adesso abbiamo tenuto delle distanze anche un po' più ampie, però in realtà serve a simulare tutti quei micro spostamenti che facciamo all'interno dello stage, che sono tutti micro spostamenti sul quale dobbiamo cercare di ottimizzare al meglio i tempi. Quindi lavorarci sotto stress è un po' quello che succede in gara, quando arriviamo nel punto sbagliato, quando dobbiamo velocizzare un passaggio, eccetera, eccetera. Quindi adesso, correggimi se sbaglio, Teo, io parto da là, il primo giro? Ok, i due blu saranno i due neutri, quindi io parto da qua, identifico il simbolo, il colore che mi dà, il colore mi dice dove andare e il simbolo cosa colpire. Anzi, là c'è il simbolo e colore. Quindi tipo X rosso dovrò prendere il triangolo rosso con la X. Dopodiché torno sul neutro opposto. Di nuovo altro segnale, vado, eccetera, eccetera. Insomma, adesso lo vedete. Cominciamo, Teo. Quindi va in automatico, senza telecomando, ok? Bene. Carico? Faccio due caricatori, 30 colpi sono 15 giri, giusto? Ok. Aspetta, non capisco più, era triangolo rosso. E dov'è il triangolo rosso? Ah, quindi ho quattro variabili sulle sagome. Cioè, tu, in base a quello che è il tuo metodo più rapido di identificare qual è il bersaglio, lo scegli, cioè scegli triangolo rosso come in questo caso. Può essere triangolo rosso oppure può essere triangolo rosso. Quello che tu hai. Difatti sono andato in confusione, ok. Vabbè. Triangolo giallo. Triangolo rosso. Triangolo rosso. Porca puttana, aspetta, dovevo andare qua. Triangolo rosso. Macello. X giallo. X verde. Quadrato rosso. Capisco più un cazzo. Aspetta. Aspetta che muoio. Rifacciamo. Comunque, qui che adesso non capivo più che cazzo c'era da fare, stavo facendo gli stessi errori che fa in gara quando perdi la brocca. Cioè, sbagli i movimenti, non fai più le acquisizioni giuste, gli arrivi giusti, strappato come un cane. È una questione di focus, tu ti concentri su quello che devi fare e non sulla tecnica. E quindi vedi se la tecnica è carente in certi punti, la correggi. Questo è il senso del... Nel tuo caso di carente c'è poco, ma... Dai, riproviamo. Vado.
pitch rosso. Pitch giallo. Coordinavo più neanche i piedi. Minchia. Comunque guarda. Da fermo a 7 metri, 8, 6. Della respirazione, comunque alla fine la fatica sembra impossibile, ma già con un caricatore, grazie, un caricatore per volta, certo. Due sono troppi. E questo avrebbe quasi senso fare un time training, no? Sì. Un interval training. Sai cosa, forse qua siamo già su livello abbastanza avanzato, si potrebbe fare la stessa cosa magari con due ferri bloccati, quindi si fa l'acquisizione sul ferro, un altro ferro via, o anche solo due target, uno stagiato, uno no, così si fa anche il brandeggio. Esatto. Bello comunque. Magari cioè, anche con un solo punto. Ma no, in realtà è buonissima sta roba qua, perché non capisci, cioè devi veramente pensare solo dove andare. Perché quando arrivi pensi al colore, che cazzo è. Non fai neanche tempo a pensare di scattare, che devi già pensare. Esatto. Bello, ok. Avanti. No, sai cosa sta filmando? Cioè che sono esercizi che secondo me da fuori potrebbero sembrare un po' come delle stronzate. In realtà si mette veramente insieme tutto quello che si conosce. E perlomeno io su di me adesso, che sta roba qua, insomma a livello tecnico, le conosco piuttosto bene, mi rendo conto che insomma è normale che in gara si facciano tutti quegli errori, perché basta poco a perdere la testa, quindi sono delle verifiche fortissime, insomma molto valide, soprattutto come messaggio. Adesso capisco su cosa lavorare e mi rimetto a lavorare su queste cose qua. Sono distrutto. Allora ragazzi, arriviamo all'esercizio piuttosto in assoluto. Qua si lavora tanto, tanto, tanto sulla parte fisica. Quindi abbiamo due file di bersagli, la prima è a 8 metri, Teo, e la seconda 18, 15, ok. Quindi abbiamo 8, 15 metri. Abbiamo tre colori per ogni linea, diciamo. Nella prima linea spariamo nella testa del bersaglio, nella zona 0 della testa. Nella seconda linea invece spariamo nella zona 0 del busto, insomma. Abbiamo la discriminante solo colore, quindi il core ci dirà in quale posizione andare a ingaggiare la sagoma con due colpi. Ci si sposta sempre su questa linea fino a quando non viene ripetuto un colore per cui dobbiamo spostarci sulla linea successiva, cioè sono sul blu, mi ridice blu, io devo correre sul blu della linea successiva e ingaggiare la sagoma. Quando il colore viene ripetuto torno davanti, giusto Teo? Boh, ho già fatto fatica solo a spiegarlo. Qua, adesso che devi correre. Sì, ma adesso qua facciamo massimo due caricatori perché crepi qua. No, anzi, anche aspetta. L'ho messo simpaticamente in diagonale, quindi devi fare una bella corsa. Quindi qua 15 colpi, anzi se partiamo con 16 sono 8 passaggi, sì, che già sono tantini. Sì. Proviamo a fare due caricatori, ma mi fermerò prima, anche perché sono cotto. Vabbè. Le cuffie. Si vede,
15, sì. Minchia. Dimmi tu, Cruci, quando andare. Parto fra due giri, eh. Uno, due, rosso. Fatalità. No! Cazzo, dovevo farlo. Uno. Porca basta, vaffanculo. Sei parecchio fortunato che le diagonali sono le stesse, però. No rush. Mi sono accorto quando perdevo il giro che lo vedevo con la coda dell'occhio. E dicevo, perché intanto respiravo un po', e dicevo, minchia che culo, era blu, avrei dovuto andare là in fondo. Ripetuto l'altra volta, è così. Comunque, è un... allora, bisogna secondo me cambiare l'impostazione, cioè trovare una soluzione perché hai tanti tempi morti, forse si riesce a velocizzare quel... Allora forse magari stringere un po' tutto, fare un giro solo perché due non ha senso. Cioè, una prova di forza inutile. Però un giro, magari box più piccoli, più stretti, colori più veloci. Non dum, non dum. Si lavora più sullo scatto. Sì, ha più senso perché qua hai tanto tempo per pensare. Così. Invece dobbiamo toglierlo. Però... Anche perché nell'ottica andare a fare dei tempi molto lunghi non ha senso. No, al limite riusciamo a provarlo con una velocità maggiore. Sul corto, magari anche solo su una fila. Poi no, facciamole tutte e due. Tutto più stretto. Però più veloce. Facciamo tutto più stretto. Sai cosa si potrebbe fare, Teo? Mettere una barricata in mezzo. O due. Una di così che rompe i coglioni e devi girarci intorno. Beh, vabbè, ma quelli sono cazzi del Cruci che sta filmando, ecco, quindi sono affari tuoi, Cruci. Sì, se tipo noi mettiamo una barricata in mezzo, ma no, vabbè, bisogna pensarlo un po' meglio perché dopo devi cambiare la posizione dei box. Vabbè, dai, tanto proviamo così. Quando tiro su gli occhi parto, ok? Aspetta che mi sia spenta la telecamera, Cruci. Penso che sia scarica o piena. Proviamo.
Forza. Molto meglio, ma due caricatori sono ancora troppi. Oppure si potrebbe fare due caricatori, però mettere due sagome, così si comincia a fare i brandeggi, magari tipo una osteggiata, che allora una volta acquisisci su una, tipo la vicina acquisisci sull'osteggiata, la distante sull'aperta, dopo hai il brandeggio ed è già una variabile in più. Quindi su e giù, però a distanza è meglio, così almeno fai 8 giri e sei ancora lucido, perché adesso qua gli ultimi, cioè a parte che sono KO, ma nebbia totale. No, è dura fisicamente, cioè mi è corso, cazzo, non è proprio il migliore per fare questo. E dopo cosa vuoi, anche se faccio triathlon a livello agonistico, lo senti la fatica. Boh, dai, cominciamo a fare due appunti, chiudiamo un attimo. Bene ragazzi, quindi avete visto che con un semplice dispositivo c'è la possibilità di creare delle variabili, insomma di rendere gli allenamenti divertenti, insomma un po' diversi, ma soprattutto molto tecnici e impegnativi, perché abbiamo la possibilità di andare a vedere sul serio se siamo in grado di applicare le tecniche cosiddette avanzate, super avanzate. Cioè, piccola marchetta, all'interno dei videocorsi trovate tutto il necessario per arrivare a conoscere tutta la parte di sicurezza e tutte le tecniche avanzate. Poi trovate gli esercizi dove provare ad applicare tutte queste tecniche avanzate assieme, ma è sempre un contesto di allenamento con un fattore di stress molto più basso rispetto a questo o rispetto a quello che succede in gara. Ecco che con questo sistema qua invece riusciamo ad alzare il livello di stress e a vedere se le cose arrivano in automatico, cioè quando la testa è in panico, diciamo, insomma, il livello di stress è molto alto, torniamo a fare quello che ci viene istintivo fare. Di conseguenza, se non abbiamo ancora preso bene le tecniche avanzate, torneremo a fare degli errori. Se invece le tecniche avanzate sono consolidate, le faremo in maniera istintiva. E questo è il banco di prova. Poi, intorno a questi dispositivi, c'è un mondo che, se volete, fateci sapere nei commenti, vedremo di approfondire, anzi abbiamo intenzione di fare qualche piccolo video in più, poi in descrizione magari vi spieghiamo, dove vi facciamo vedere degli allenamenti un po' più completi, esercizio per esercizio. Dicevo, intorno al mondo del cognitivo c'è un mondo che volendo si potrà approfondire, però io mi fermerei qui, nel senso che per il nostro contesto c'è veramente già tantissimo da lavorare. Oggi abbiamo fatto 3 esercizi, ma ne abbiamo già in programma una decina, cioè ne abbiamo già testati una decina, quindi il livello è già molto alto. Non ci sono promozioni, non ci sono sconti, eccetera, eccetera, perché questo video non doveva e non vuole essere una marchettata per Underdog, ma l'abbiamo fatto più che altro per riconoscenza verso la disponibilità che Matteo ha avuto nei miei confronti e comunque perché credo che, visto anche il costo che ha il prodotto, sia veramente una cosa che posso consigliarvi. Quindi sono sereno nel dire valutatelo, perché ci sta. Ripeto, rende tutto un po' più divertente, aggiunge quel pizzico di stress e adrenalina che servono. Per quanto riguarda l'acquisto, vi mettiamo qua in descrizione il sito internet da andare a visitare e il lancio dovrebbe essere... Teo, il lancio è ottobre? Primi? Tre? Boh, i primi 3 di ottobre, se non ho capito male. Ci sarà il lancio del prodotto e da qui a ottobre c'è il... Non mi ricordo? La prevendita, quindi con la prevendita ci sarà un codice sconto. Vabbè, comunque trovate tutto sul suo sito, ve lo lascio qua sotto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo tipo di video, scriveteci sotto se avete domande, dubbi o perplessità, che così nei prossimi video vedremo di chiarire, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!
bisogno di più.